Io hai visto la sua foto, ma scommetto che è collegata al caso. Perché? Perché se Jess lo ha sognato, c'è sicuramente un motivo. Va bene. Vado a vedere se Nugent vuole parlare. Sì. La plastica che avvolgeva il corpo era pulita. Abbiamo un bastardo attento, ma io ho trovato questo. Un pezzo di camicia? Un fazzoletto di cotone indiano, molto comune. Ed è sporco di un agente elegante che si usa comunemente nei trattamenti per i motori. Alcuni scimmioni li mettono nella tasca posteriore dei jeans sperando che le ragazze li scambino per Springsteen. Dubito che le ragazze sbavino dietro agli ultra cinquantenni. Certi amori non finiscono mai, Jess. Se quello è un fazzoletto, probabilmente è... Del Dio. Vuoi indovinare? No. Ben Nugent. La signora ha vinto un pesciolino. Non ci posso credere. Potrebbe essere un serial killer. Ho bisogno che controlli tutti i casi di donne scomparse nello Stato negli ultimi 3 anni. 4. Stati confinanti inclusi. E già che ci sei, con particolare attenzione alle donne in carriera. In carriera? Sì. La prima vittima era un avvocato, Sharon, nell'FBI. Forse questo tizio ha qualche problema con le donne che ottengono dei risultati, dei premi o cose simili. Ci sono molti casi del genere in archivio. E questo comportamento fa pensare a una persona che si sente messa da parte o che ha un particolare talento che non viene riconosciuto. Un talento come la pittura? Potrebbe essere il nostro. Puoi cominciare, Brooke, nella stanza numero 4. L'avvocato? Sta cercando di calmarlo, ma è pronto a parlare. Sei stata molto brava. Sì, ma ho la sensazione che... non credo che quel ragazzo sia un omicida. Beh, il nostro lavoro è risolvere i casi. Quello che crediamo è un'altra cosa. Si è fatto tardi ormai, vai a riposare. Cerca di dormire. Sì, lo farò. Che cosa hai trovato? Altre 3 donne scomparse che si aggiungono a Sharon e Marilyn. Una nella contea di Blackford e 2 a Marquette, Michigan. Inviami i file, voglio lavorarci sopra. Va bene. Dov'è Brooke? Non risponde al cellulare. Sta interrogando. Ho sognato di nuovo il distributore di benzina, devo parlarne. Non posso fermare l'interrogatorio, Jess. Forse sta per confessare. Ma ho fatto un altro sogno. Cosa hai visto? La stazione di servizio Bulger. E hai visto dove si trova Sharon Winters? No, ma se io andassi... Mi dispiace, Jess. L'interrogatorio è più importante. Far confessare Ben è una priorità. Potrei parlare con Brooke appena esce. Grazie, Sunny. Sbaglio, hai detto qualcosa riguardo alla pittura prima? Sì, perché? C'erano tracce di vernice sulla plastica che avvolgeva la vittima. Dio, Hunter ha detto che Ben dipingeva delle piccole cose sulle macchine qualche volta. Me lo segno. Se potessi andare alla stazione di servizio. Hai il telefono del poliziotto di Northfield, come si chiama? Anderson? Sì. Ecco qui. Dopo di lei. C'è della vernice acrilica sulla plastica che copriva la vittima. Jess ha detto che Ben dipinge... Si usa la vernice acrilica sulle macchine, con la pioggia verrebbe via. In effetti hai ragione. Ma c'è una novità. Abbiamo 3 altre donne scomparse. Una nella contea di Blackford e 2 a Marquette, Michigan. Marquette. Dove diavolo l'ho sentito? È una famosa scuola di pallacanestro. No, un'altra Marquette. Marquette. Sono solo un poliziotto di Marquette. Marquette, Michigan. Anderson è di Marquette, Michigan. Jess l'ha sognato, mi pare. Provo subito a chiamarlo. Beh, è tutto chiuso. Come le ho detto prima, sono fuori città. Ah, forse non tutti lo sanno. Già, magari è qualcuno che ha sbagliato numero, non succede. Vediamo un po' se qui sotto... Ehi, che fortuna! Ecco la chiave. Può aver costruito Anderson tutte quelle prove. Parla con Ben Nugent, prende il bicchiere del caffè dalla spazzatura o qualcosa del genere e poi lo mette nell'auto per farcelo trovare. Venga. Dove abita? Buchanan, statale 236, accanto alla stazione di servizio. Gliel'avevo detto. Non c'è nessuno. Tesoro mio. A
Abbiamo collegato Anderson agli omicidi di altre donne e ognuna aveva appena ottenuto un grosso risultato professionale prima di essere rapita e uccisa. Era questa la chiave. Odiava la sua vita e si vendicava con le persone che avevano più fortuna di lui. E siccome era un poliziotto, creava false prove per scaricare la colpa sugli altri. Detesto doverlo dire, ma non sempre ci si può fidare delle prove. Soprattutto se passano per le mani di uno come Anderson. In questi casi puoi solo tirare a indovinare. Ehi, e quelle per chi sono? Le rose. Beh, sono per me, ma non c'è la firma. Chissà chi le ha spedite. Oh. Se vuoi posso scoprirlo. No. Mi piacciono gli uomini un po' misteriosi. Belle. Non sarei dovuta...